Buonasera a tutti, oggi sono qua in un nuovo video. Prima di iniziare non fate caso al mio labbro, ma in questo periodo è molto secco e la pulcina si vede che è andata via e ha fatto un pochino di sangue, vabbè. Ma bando alle ciance, siamo qua in un nuovo video e come avete già letto dal titolo, vi farò vedere i miei ultimi acquisti beauty, diciamo, che ho fatto in questo periodo. È proprio anche in questo periodo che c'è stato il Black Friday e magari anche con qualche sconto di Natale. Soprattutto ho acquistato su Cosmify Look Fantastic e da Sephora. E niente, prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di lasciarmi tanti like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per sapere quando esco con un nuovo video. E di seguirmi sui miei social Facebook e Instagram, che vi lascio tutto giù in info box. Comunque, bando alle ciance e iniziamo. Allora, i miei primi acquisti beauty sono stati da Sephora, ormai mi conoscono lì, vabbè. E diciamo che all'inizio era andata anche per il regalo di mio cugino, che una settimana fa ha compiuto gli anni. E quindi sono andata anche per lui, ma intanto ho fatto shopping per me. In quel periodo ho comprato solo questa, che la sto tipo adorando, ed è la spazzola portatile di Tangle Teezer. Non so se si pronuncia così questo brand, scusatemi, metto a caso, raga. E devo dire, è la mia spazzola preferita perché è molto morbida. Poi dentro questo pack può essere un bellissimo regalo di Natale. Adesso, se trovo, prenderò anche quella grande, però tipo la sto adorando perché ha delle setole morbidissime. Poi è portatile, giusto da portare in borsetta, quindi me la porto sempre in giro. E niente, ed è bellissima, io la adoro. Poi, in un secondo round, diciamo più sul Black Friday, ne ho approfittato perché volevo prendere questa maschera per le labbra della Langen. Scusatemi se non pronuncio bene i brand, però mi sa che voi conoscete più di me, e mi sta piacendo tantissimo questa crema perché l'avevo già provata l'anno scorso, perché a me di autunno e inverno si seccano tantissimo le labbra, soprattutto qua ai lati, come potete vedere, soprattutto qua, guardate, vabbè. E vi consiglio questa maschera a notte per chi ha le labbra molto secche, perché veramente fa miracoli. Io la applico ogni sera prima di andare a dormire ed è fantastica, raga. Cioè, lascia le labbra, i bordi liscissimi. Ma sapete cosa vuol dire liscissimi? Senza imperfezioni. Quindi l'adoro, da quando l'ho provata nel formato del campioncino, l'ho ricomprata e mi sto piangendo tantissimo. E niente, quindi ho approfittato per comprarla. Poi ero alla ricerca di un rossetto sul bordeaux, rosso bordeaux. Solo che ho visto, dico sì, va bene, poi ci penso. Alla fine, come sempre, sono andata su YouTube, che uso praticamente tutti i giorni della mia vita, e ho preso in particolare questo nuovo kit di Huda Beauty, bellissimo, cioè pack, è bellissimo secondo me, da tenere lì. E in pratica in questo set, come potete vedere, c'è una matita e un rossetto, che la matita si chiama, aspettate che vi dico. Desenvolver, mi sembra, che è per fare il contorno delle labbra, mentre il rossetto si chiama no, aspettate, qua non ci sono i nomi, ho sbagliato, scusate. Comunque il kit è così e l'ho già usato questo rossetto ed è bellissimo, raga. Cioè, aspettate che ve lo faccio un secondo, così vi dico anche il nome intanto. E l'ho già usato, è proprio cremoso, di un colore bellissimo da portare tutti i giorni. Infatti io lo sto usando tutti i giorni, e perché è metallico, è bellissimo. Questo si chiama Board Meeting ed è matte,
comunque, quindi è molto morbido, cremoso, sulle labbra resta, che è una meraviglia ed è bellissimo. Cioè io questo kit l'ho già usato, strausato, lo sto adorando. Poi da tanto che volevo provare, ho già provato le palette di Huda e volevo provare i rossetti perché ne avevamo parlato tutti bene, soprattutto di questa collezione, quindi ho approfittato del Black Friday e di questi kit che c'erano, quindi ho approfittato per comprarmene uno e provarlo. E niente, comunque in tutto questo fatemi sapere se anche voi avete già provato dei prodotti che vi sto facendo vedere. Poi passiamo a questo pacchetto di Look Fantastic, che quel sito è bellissimo, perché io ero andata a farci un giro su questo sito, che ho visto un po' di cosine, cos'ha, e avevo già messo qualcosa nella lista desideri, diciamo, che volevo comprare. Ho detto dai, aspetto Black Friday, così con qualche sconto in più riesco a comprare. E finalmente, raga, cioè intanto vi faccio vedere il pacchetto, almeno sapete cosa ho comprato. Ma se si vede, guardate, andiamo. No, non si vede. Vabbè, qua ci sono tutti i brand che Look Fantastic, più o meno tutti i qualche brand che Look Fantastic vende, però vi lascio sotto l'info box il link, così andate a vedere, che è bellissimo quel brand. E la scatola sta facendo rumore. E niente, io mi sono presa, cioè appena ho visto questa palette ho detto ok, quella palette deve essere mia, solo che c'era tipo sempre formato gigante, quindi ho detto no, cioè formato gigante no, quindi ho detto magari uscirà una palettina più piccola. E poi è uscita proprio la palettina più piccola, solo che adesso ve la farò vedere. Di questo marchio è uscita una nuova palette, l'ho vista, però sì, i colori ci stavano, però qualcuno c'era che ho detto sicuramente non userò mai, quindi ho detto no, prendo anche questa qua, che è uscita la taglia più mini. Vi faccio vedere di che palette sto parlando. Ta-da! Questa qua di Morphe per James Charles. E niente, io come l'ho vista, la mini, questa è la mini, perché di solito, e penso che avete vista voi questa palette, c'è quella gigante, e ho visto col Black Friday c'era questa qua, la mini, ragazzi, cioè, è bella, bellissima. Io appena l'ho vista ho detto deve essere mia. Comunque sia colori sia più accesi che meno accesi, per dire, ma proprio bella. Poi anche il pack, cioè raga, non sei riuscito a vedere, è bellissimo. E all'interno è così. Ta-tan! Vabbè, c'è lo specchio innanzitutto, però i colori, cioè raga, vogliamo parlare dei colori? Aspettate che, e poi c'è, vabbè, la solita plastica, che ci sono tutti i nomi degli ombretti che ci sono. Cioè raga, vogliamo parlarne? Vogliamo parlare di questa palette? Cioè è bellissima, 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 bellissima. Io non l'ho ancora iniziato a utilizzare, quindi aspettavo questo video per iniziare a utilizzarla. Comunque fatemi sapere sotto nei commenti se volete un video con un trucco dove uso questa palette bellissima, 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 troppo bella. Io la volevo provare e ho detto c'è la mini, no, deve essere mia la mini, quindi niente, me la sono comprata, raga, cioè era bellissima. Poi era in super saldo, quindi durante il Black Friday, però non ho saputo dire di no. Date, se riesco a chiudere. Ok, poi insieme alla palette ho acquistato questo astuccetto con dentro i pennelli solo per gli occhi, però il set di pennelli occhi sempre Morphe per Jackie Hill. Mi sembra che è uscito l'anno scorso, mi sembra, non mi ricordo, però a me piaceva tantissimo, quindi ho deciso, quest'anno me lo sono comprata. Si chiama proprio Morphe per Jackie Hill The Ice Master Collection. Poi anche l'astuccetto è bello, raga, cioè da portare in giro, in viaggio,
e ci sono dentro tutti i pennelli, tutti i pennelli per fare un trucco occhi bellissimo. Cioè, poi questi qua di Muffin me ne hanno parlato, visto anche i video, e sono morbidi. Io giustamente non li ho ancora aperti, però giusto per vedere se sono belli, cioè già da fuori sembrano belli. Poi ci sono tutti i nomi, per dire, veramente belli. Questi terrò come se fossero oro. Cioè, raga, veramente. Allora, hanno un pezzo, proprio questo. Questo è il GH30. Vediamo se esce. Sì. No, vabbè. Che morbido è? Morbidissimo. Ciao, raga. È morbidissimo. Ma poi è grande, cioè sembra quasi un pennello di un pittore. È bellissimo. Poi mi piacciono a me i pennelli così semplici, per dire, cioè sono semplicissimi ma bellissimi allo stesso tempo. Basta, adoro, non vedo l'ora di usarli. Se volete veramente un video tutorial su con un trucco, un video trucco con questa palette e questi pennelli, fatemelo sapere sotto nei commenti che io lo farò sicuramente, perché non vedo l'ora di usarli, questi pennelli e questa palette. Poi, ultima cosa che ho comprato, che all'inizio non volevo tanto comprare perché ho detto vabbè, li trovo sempre in giro questi setting spray, quindi ho detto vabbè, li compro. E questo verrà proprio della nuova collezione che è uscita adesso, si chiama Contourneous Setting Mist Broom Fixatrix, che inglese che c'ho. E della nuova collezione di Morphe, sempre. Infatti ha fatto, se non sbaglio, il setting spray, i pennelli e la palette, se non sbaglio, perché non so, ho visto qualcosa su Instagram così, però penso che abbia fatto questi prodotti, se non sbaglio, non so se è qualcosa in più o qualcosa in meno. Comunque anche del fissatore di Morphe ne avevamo parlato bene. Di solito il pack è tutto nero, però questo è bello, c'ha tutti tipo i colori della galassia. Come? Oggi non riesco a parlare, raga, non riesco a parlare. E quindi lo volevo provare da tanto. C'era anche quello, diciamo, col pack tutto nero, quello tutto l'anno, però ho trovato questo io, quindi questo l'ho già utilizzato in realtà ed è tipo buonissimo, raga. Cioè, se dovete comprare un setting spray vi consiglio questo, perché l'ho già provato e il trucco resta che una meraviglia. Poi l'ho messo anche prima delle illuminate, quindi ve lo consiglio caldamente, perché poi ha un odore buonissimo e effettivamente fa resistere il trucco tantissimo tempo, quindi fa il suo dovere. Adesso sparisco un minuto ed eccomi di nuovo qua, raga. Come ultimo acquisto, come vi dicevo, ho fatto anche un giretto su Cosmify e diciamo che questo prodotto in particolare, prima vi faccio vedere il prodotto e vi racconto la storia. No, prima vi faccio vedere il prodotto così capirete bene. Allora, eccolo qua. Ta-da! È la iconica, questa sicuramente l'avete già vista 3 miliardi di volte, perché in pratica adesso vi spiego la storia di questa palette. Allora, in pratica questa palette è stata inventata da Cosmify con diverse influencer. Infatti qua ci sono tutti i nomi, per dire, non so, Basil Gaia, Adriana Spink, poi c'è The Lady, sicuramente conoscerete tutte queste icon, influence, e hanno realizzato questa,
questa palette di Turquoise My Fi. Quindi la prima volta che era uscita la volevo prendere perché ho detto sì, tanto penso che rimarrà per tanto tempo. Invece era andato subito sold out, ho detto no, ma dove la trovo? Perché era solo disponibile sul sito la prima volta che era uscita. Poi tipo cos'è stato? Quest'estate, sì penso, è uscita negli OVS con Shaka, quindi ho detto vabbè, se capita che c'è anche l'OVS di dove abito io a Varese, la vado a prendere, me la compro finalmente. Solo che c'erano tutti gli OVS tranne quella a Varese, quindi ho detto no, devo andare fino ad Arese, al centro commerciale, oppure devo andare al Campo dei Fiori per prenderla. Ho detto se capita, si capita, non è capitato, quindi ho detto no, ci rinuncio. Dopo, sempre tramite Instagram, ho saputo che quando è stato questo lunedì, sì, lunedì, che sarebbe il prossimo, no, quando è stato, non mi ricordo, raga, vabbè, lunedì scorso c'è stato l'annuncio di Cosmo Hi-Fi che sarebbe stata di nuovo disponibile sul loro sito alle 2. Quindi io incollata col cellulare, incollata sul computer per comprarla, e alla fine ce l'avevo fatta, raga, cioè ce l'avevo fatta. So che questa palette voi l'avete vista, come già detto, 3 milioni di volte, però in tal caso, se non la sapete, se non l'avete mai vista, è questa qua. Infatti intanto è molto bello perché è morbido, morbido, morbido. E poi la palette è così. Cioè raga, anche di questa palette vogliamo parlarne? Vogliamo parlarne? Comunque, se volete un video dove mi trucco con questa palette, fatemelo sapere sotto nei commenti. E poi, cioè, è bellissima, è da tutti i giorni, o anche per la sera, o anche per un trucco un po' diverso, cioè proprio bello bello. Poi c'è dentro, aspettate che vi faccio vedere, il pennello, così con scritto Cosmo Hi-Fi, con un lato più, diciamo, da precisione, no, con un lato piatto, aspettate, un lato piatto così, vediamo com'è, che questo è morbido, con un lato piatto e un lato più rotondo. Vediamo anche questo, se ce la faccio, ce la farò mai, vabbè. E quindi niente, spero di utilizzarla molto molto presto questa palette, perché è bellissima. Infatti questa, un po' di tempo fa vi avevo detto che la mia preferita era la Secret di Nabla, però mi sa che questa e quella di Morphe mi sa che stanno diventando le mie nuove preferite. E anche questo c'ha lo specchio così, quindi bellissime, bellissime. Questa sicuramente me la porterò indietro per un prossimo viaggio che farò, raga, cioè non c'è storia, è bellissima. Ma poi anche il pack, cioè vogliamo parlarne, vogliamo parlarne. E niente raga, questi erano tutti i miei acquisti fatti in questo periodo natalizio di beauty che ho preso. Fatemi sapere sotto nei commenti se anche voi col Black Friday o con qualche sconto natalizio avete preso qualcosa, se ne avete approfittato. E niente, fatemi sapere sempre sotto nei commenti se volete un video dove mi trucco o con l'iconica o con quella di Morphe, e io lo farò. E niente raga, questo era tutto. Io vi chiedo grazie per aver visto questo video, lasciatemi tanti 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 like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per sapere quando esco con un nuovo video. E niente, noi... Oh, no, 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 aspettate, e seguitemi sui miei social, Facebook e Instagram. E niente, noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!